Benissimo, sì, direi che ci siamo. Benvenuti nel canale del Raccattafilm. Intanto stavo sistemando un attimino la mia collezione sullo sfondo. Ci mancava il trailer di presentazione, non poteva sfuggirmi fra le mani. Quindi, perché non riassumere tutto ciò che faccio e perché lo faccio? L'importante per me è stabilire un approccio diretto con il mio pubblico, devono sempre rimanere coinvolti nelle mie pubblicazioni. E si tratta di recensioni e analisi davvero sentite, dove ci metto tanto, tanto cuore. I film mi scorrono nelle vene e parlano per me. Mi piace pensare che riescono ad animarmi e a farmi proferire parole che mai avrei espresso in altri contesti. La mia passione per la settima arte è sempre stata distribuita in diverse rubriche, diverse estensioni di me. Ultime uscite, poi analisi di film del cuore, dei miei film preferiti e di filmografie da tenere d'occhio e che hanno contribuito a rafforzare ancora di più la mia inesauribile passione. Quindi entriamo più nel dettaglio senza suddividere il video in scompartimenti. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il best anime, proporre film e serie d'animazione dall'Oriente con furore, perché è una categoria di produzioni che non potrà mai essere messa in disparte, avrà sempre il mio appoggio. C'è anche la rubrica Consigliamo, che è tutta incentrata sulla collezione Midnight Factory, horror da mettere in evidenza o comunque titoli indipendenti che hanno bisogno di una spinta in termini di riconoscimenti. A ruota libera sulle serie TV che più mi hanno convinto o fanno discutere, una sezione che aggiornerò ogni tanto quando riesco a mettermi in pari con tutto, e i formidabili commenti shock. Tipologia di video di stampo comico dove abbiamo come protagonista l'utente medio del web che spara zero su film ritenuti cult o va elogiando delle oggettive schifezze. Appuntamento con i video due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì alle 18 in punto. Ora abbiamo anche un orario fisso, riordiniamo un attimo la programmazione. La novità assoluta poi sono i cine duellanti, il live show da me condotto con sfidanti a rotazione, youtuber e giornalisti e spettatori che partecipano come giudici. Un format scoppiettante e ricco di travolgenti sorprese, con appuntamento ogni giovedì alle 21:15 in diretta live, non mancate. Ricapitolando, due video incentrati sulle rubriche che vi ho presentato ogni lunedì e mercoledì alle 18 e il Raccattafilm e i cine duellanti, il cine game show in diretta con il vostro conduttore di fiducia ogni giovedì alle 21:15. Mi sentivo in dovere di piazzare in primo piano un trailer di presentazione efficace ed è giusto ricordarvi come mi sto sistemando con la programmazione. Parentesi da riservare ai miei canali social, prestate attenzione anche qui. In descrizione troverete profilo Instagram del Raccattafilm aggiornato con una grafica spaziale e con rubriche interessanti da seguire, non mi voglio sbilanciare oltre perché è un mondo tutto da scoprire e con storie dove prevale tutta la mia personalità. In descrizione trovate anche la pagina Facebook del Raccattafilm con giochi, curiosità e dietro le quinte, e infine ci terrei tanto a pubblicizzare il mio canale Telegram, una cerchia molto più esclusiva con audio, sondaggi e link in anteprima dei video e degli articoli che scrivo per conto della mia redazione cinematograph.it. Trovate tutto sotto in descrizione, dateci un'occhiata che ne varrà davvero la pena. Questo è il mondo di Antonio Cianci in primis, poi del Raccattafilm che divora Blu-ray e colleziona il mondo. Do il benvenuto ai miei carissimi iscritti e mi raccomando, campanella attiva, oltre all'iscrizione, per aggiornamenti sulle prossime pubblicazioni. Vi mando un forte abbraccio e un saluto, carissimi seguaci del Raccattafilm. Ciao, alla prossima!